saluto di pace a tutte e tutti voi. Innanzitutto vorrei ringraziare a nome di DSM, Associazione Nazionale Partecipazione Spiritualità Musulmana, ringraziare il Comune di Udine per il patrocinio che ci concede e il Centro Misericordia e Solidarietà di Udine che ha curato insieme a noi l'organizzazione. Benvenuti cari amici, cari amiche. Non dobbiamo cedere a questa violenza, non dobbiamo cedere a questa paura che distrugge l'uomo e distrugge l'umanità. Noi siamo qua non per avviare un percorso, ma è una tappa, è un percorso già avviato, come ha detto. Hanno sempre espresso un'attesa in un senso civico e anche dalle parole che abbiamo ascoltato è emerso questo forte impegno civile che dimostra quanto le comunità si costruiscono su valori comuni, e questi valori comuni io penso sono già tutti presenti. Si tratta proprio di trovare e comprenderci, di comprendere per ciascuno quali sono le parole che usiamo per esprimerli al meglio. Questa iniziativa contribuisce a questo cammino. Non dimentichiamo però che nel mondo non mancano le tensioni, le disparità. Molte comunità cristiane sono in difficoltà. Un avvenimento come questo, ad esempio, in alcuni paesi a maggioranza islamica non sarebbe neanche possibile. Ecco perché sia benvenuta questa tavola rotonda anche da parte nostra, e buon lavoro a tutte e a tutti. Abolire la violenza, che tutti insieme ci si conosca, perché la conoscenza è l'elemento fondamentale per avere l'inclusione ed è l'elemento fondamentale che crea la fiducia, perché io credo che una comunità si costruisca sulla fiducia, sul fatto che ci si fida gli uni degli altri e ci si conosce. Quindi io cercherò di fare una, come ha detto Zakia, una panoramica sul pensiero e sull'azione dell'imam Hassan al-Ghazali, di cui abbiamo visto una breve presentazione. I cammini sono privilegio e sta parlando del professor e historiador che lo sguarda también un tema molto importante: l'Islam e la amenaza, l'Islam e la violenza, l'Islam e il terrorismo. Y escucharle seguramente va a ser una cosa de gran interés. Ho fiducia che questa cosa sia così. E c'è una lista di cose che il cristiano è tenuto a credere. Questa è la fides, che si fonda principalmente su un fatto che per i cristiani è centrale, cioè la identità non personale ma sostanziale tra il Dio Padre e il Figlio che si è incarnato. Questa è la grande distinzione, la grande differenza all'interno delle fedi abramitiche fra il cristianesimo da una parte e ebraismo e islam dall'altra. Ebraismo e islam sono solidari nell'affermare la profonda unità della sostanza divina. Il cristianesimo conosce questa complicazione davanti a cui gli amici musulmani ed ebrei, anche quelli più benevoli, si fermano sempre con un po' di perplessità, questa complicazione della sostanza unica però delle persone distinte all'interno della sostanza unica. Usare un tantino, proprio una goccia di filologia e ricordare che persona non è l'equivalente, il sinonimo di individuo, quindi la Trinità cristiana non è un insieme di tre individui. La persona si crea come correlazione col resto. La persona è aspetto. Rivolgo al professore.
professore, una domanda sui giovani. I giovani che sono nati in Italia. Buonasera a tutti, grazie ai nostri relatori. E prima si parlava di numeri, mi veniva da fare questa piccola osservazione, se è possibile. Cioè, in un mondo che vive questa crisi di valori di cui ha parlato, egoismo, corruzione, tutto quanto, comandata da questi enti grossi, fantasmi non eletti politicamente, parliamo del Fondo Monetario, di queste grandi aziende internazionali e multinazionali, quali sono i punti di incontro tra queste persone religiosamente, dalla parte religiosa la chiamano spiritualità, dalla parte che non sono religiosa la chiamano etica, politica, quali sono i punti di incontro tra queste persone e quali sono i loro punti di forza per affrontare questa crisi di valori? Grazie. Facciamo in modo che l'ignoranza e la mala informazione e i pregiudizi ostacolino questo nostro cammino. I musulmani, l'Islam, BSM, ma moltissime altre associazioni stanno lavorando in questa direzione, ci sono dialoghi, ci sono incontri continui, quindi continuiamo in questo percorso e ci diamo